Quindi Chuck si gira. Quindi sei vestito dello stesso colore della Vespa, per cui Yamaha ufficiale colore Vespa. Infatti, sei meno opaco però. È vero. Sei meno opaco ma molto più affascinante. L'abbiamo ritirata perché è blu. Per quello. Esattamente. Gli metti la scritta Yamaha, Vespa Yamaha. In effetti la Vespa è una cosa che non esiste. Non c'è un analogo. Non si può paragonare. Beh, insomma, belli così ce ne sono pochi. Cioè, nati belli, proprio così, con lo specchietto. Esatto, sono specchietti della rizoma. Sì, questo sì, questi sono ricavati dal pieno. Tu ridi, ma questi qua sono ricavati dal pieno. Me li ha fatti apposta. È brutto, perché è brutto. Poi no, questo è il modello Wrangler, Esatto, è efficace. Sì. Importante è quello. Vabbè, adesso la gente gira quando... dice no, questa qui non è un'azienda seria, cambiamo. E ne sono felice, guarda, va bene così. Allora, partiamo con una bella Vespa GTS 300. Qua c'è scritto HPS, purtroppo mi cogliete impreparato sul tipo di versione, ma sarà una versione particolare con... si vedono i profili rossi, quindi diciamo una sorta di sportività aggiunta. Vabbè, sono gli optional, okay, che vedo, sono un 7-8 mila euro di optional. Esatto. Per cui... è una Vespa del 2021 con 5.230 km e il prezzo è di 6.200 euro. Direi okay, che è bella, è perfetta, è pronta per essere acquistata. Per poi passare ad una Tracer 700 versione GT, del 2021, con su 21.000 km ed un prezzo di 7.600 euro. È una moto assolutamente perfetta per devo dirti che nel nuovo sta andando fortissimo. In questi ultimo mese e mezzo ne abbiamo veramente vendute tantissime, perché è una moto proprio di partenza, ma non troppo di partenza. Esatto, cioè qui è l'ultima, una moto figa, posso dire. Esatto, cioè una moto che comunque, dopo che hai preso la mano, anche se tanto che non ci vai, ti dà delle soddisfazioni. Cosa che tante moto invece che ci sono più piccole o comunque differenti ti danno dopo poca strada, hai già necessità di cambio. Di fianco abbiamo, diciamo, un'alternativa a una 3700, che è una V-Strom 650 della Suzuki, che è... questo nello specifico è il modello XT, perché ha i cerchi a raggi ed è un 2021 con 14.000 km a 7.900 euro. Dico un'alternativa alla 3700 perché il motore è sempre un motore fantastico, questo è a V e non in linea come la Tracer. I cavalli sono qualcosina meno, ma ha la ruota da 19 davanti, quindi è una moto un po' più off-road, sempre tra virgolette. La ruota lì, qua, scusate. Ho un Lamborghini LM002. Scusate, ma bisogna... Che giornata oggi qua, sta Ronno. Che movimento. Che sound. Sì, sto dicendo se la ruota davanti è quella lì che sto inquadrando. È quella la ruota davanti? Esatto. Ok, no, perché avevo il dubbio, ho detto... Ma il prezzo? Il prezzo 7.600 del 2021. Poi, tra l'altro, vedere un LM002 che va... Perché non è che... 12 cilindri. Questa stava andando. Sì, sì. Bella. Sono accordati i carburatori. Che bella. Poi abbiamo un Harley Davidson 883, che è una moto che abbiamo appena ritirato e ancora da censire. La moto credo sia come anno un 2016, a giudicare dal numero di targa, 2016-2017. Una moto che sarà all'incirca... 8.000 euro, ok? I chilometri sono molto pochi, se non erro a memoria sono 6-7.000 chilometri. Ok. Poi abbiamo una MT-03, una moto anch'essa ritirata da poco tempo da Yamaha, una moto con pochi chilometri, sono circa 3.500 chilometri del 2021 e viene 5.000 euro. Per poi andare su una Suzuki SV650 nera del 2020 con 20.000 km addirittura, ma non sembra perché la moto è veramente perfetta, e questa è una moto che viene a costare 4.900 euro. È un po' l'alternativa alla nostra MT-07, un po' più tranquilla, motore sempre a V Suzuki 650, con un basso costo e tanto divertimento. Poca spesa, tanta resa, direi. Come sempre, filosofia che non, con la quale non sbagli mai. Va bene, sì. Allora andiamo giù? Certo. Ti seguo? Cioè, quello lì non lo vendi allora? Hai deciso di tenerlo?
C1200 del 1998. Ma questo è un 2000, secondo me così a occhio è un 2002. Sì. L'hanno fatto da quando? Dal 98? Fino al 2000, forse 2003-2004 hanno smesso perché vendevano troppo e hanno detto aspetta che smettiamo. Costava 16.900.000 Paolo. Beh, comunque adesso questo qua lo vendiamo a 4.900. Questo? Cioè, se venite a ritirarlo voi, se dobbiamo portarvelo io e Paolo personalmente... Facciamo un minimo di viaggio. Comunque lo sai che mi è capitato, lo voglio dire, una roba assurda. Bella o brutta? Bella. È arrivato un ragazzo con una VR250X, che è un modello con un motore fantastico, Yamaha, quattro tempi, pressoché indistruttibile, con un problema. Praticamente il centro di revisione l'ha rimandato indietro perché la moto è arrivata a 99.000 km nel 1999. E si è fermato lo strumento. Per cui diciamo, qui c'è l'imbroglio. Non possiamo fare la revisione. E quindi allora adesso lo strumento non è più ordinabile nuovo, siamo di fronte a un problema burocratico particolare che non può essere revisionato pur avendo la moto a posto, che funziona in maniera impressionante. La moto ce l'hai qua? La moto ce l'abbiamo nell'altra serie di Legnano. Però questo per dire, una moto con 99.999 km, mai perfetto sentito. Funzionamento, con 254 tempi, no? Mai sentito. Incredibile. Bellissimo. Cioè, comunque fanno delle cose che sono... Allucina, a me siamo un paese così. Andiamo in salone o andiamo giù? Le moto, andiamo agli infili, andiamo. L'altro usato andiamo è... Il furgone lo vendiamo? No, no. No, no, però volevo farti vedere una roba anche qua, può. Che ce ne sono pochissime. Sarà qua per una manutenzione. Questo qui è il BWS 125. Ce ne saranno 12 o 13. Qual è che avevi portato in trasmissione qui da te? E non era un BWS 125, no? Qualcuno aveva portato questo qua, sì. No? Vedi che Bob si ricorda. Sì, sì, BWS 125, è vero. Me lo ricordo. Comunque ho ritirato un BWS 50. Ma lo vendi? No. Me lo regali allora? Se non lo vendi lo regali, non è che puoi decidere di tenere tutto. Cosa facciamo? Scendiamo? Sì, scendiamo. Io non stoppo perché mi piace no, che si veda tutto. Sì, facciamo vedere. Andiamo giù di qua. Sì. Attenzione a non far uscire una rotola. Occhio al ghiaccio. No, io una rotola il problema. Mi ha detto il guaro che ti ha visto fare enduro. Sì. Ti ha detto grande Paolino, cazzo ma va Paolo. Comunque sono riuscito ad arrivare davanti al giornalista. Almeno grande. Quello. Ci mancherebbe. Comunque là Marco, vedi che ci prepara le nostre ciao, Marco. Le nostre moto usate. Ciao. Qui. Il 120 è questa era un'occasione. Ecco, facciamo così, partendo da questa che è una YS, che era un'occasione che abbiamo già venduto. Sì. Però abbiamo una gemella in arrivo nera. Okay. Una moto da 2.300 euro usata, insomma per qualcuno che vuole un 125 da spendere. Io ricordo il mio RD125 aveva più o meno queste dimensioni. Col freno a tamburo dietro. Tamburotto dietro aveva queste ruotine qui che però devo dire che... Maneggevole. Era maneggevolissima. Assolutamente sì. Figata. Assolutamente sì. Bene, arriva di che colore l'altra? Dice nera. Ops! Nera. Scusa ma c'è la calamita. Dai, inutile che lo metti qua, vendilo dai. No, no. Cosa ti costa? No, non lo vendo. Ma dai! Non ce l'ho, mi manca, non c'è. Però non è giusto, però a me lo nascondi, non puoi lasciarlo qua. No, è così bello, anzi me lo voglio portare in casa. Guarda. Sì, sarà contenta tua moglie. Sì, esatto. Esatto. La Nike la fai vedere? Nike GT in vendita. Nike GT in vendita del 2019, 13.690 km, 11.800 più il passaggio di proprietà. Ok. Nuova costa? Nuova siamo quasi a 18.000 adesso, quindi un bel risparmio. La moto così. Comunque è cambiata, il modello nuovo, quindi è aumentata un po' di cilindrata. Sì, però voglio dire che parte caso è un usato bellissimo così. Sì, nuova, assolutamente nuova. Questa è una moto d'occasione. Anche quelle? Come mai oggi c'è tutto questo reparto qui? Venduta, in consegna? Benelli venduta, okay. Un XSR 900 venduta. Poi abbiamo un tenere World Ride, che è quella usata, del Bargi. Il Bargi che l'ha cambiata? Bargi. Sì, lui ogni anno cambia la moto, lui mi fa dei lavori a me di carrozzeria o di menate. Ok, quindi, fatti i vostri pastrucci, va esatto, bene, bello. Ecco, devi cambiare la moto ogni anno. Quanto viene quella? Questa qui è un usato con su ben 3.000 km e 2.000 km fatti con me, che siamo andati a vedere la gara di Superbike a Most. Ah ok, okay, è andato con lui. Sì, e? Con due moto gemelle. E questa qui la vendiamo a 11.5 dell'anno scorso, con su come optional il solo cavalletto centrale, perché lui ha la fissa del cavalletto centrale. Va bene, non saprei neanche tirare R1 col cavalletto centrale, sarà un problema. Okay. Poi abbiamo un MT-09 che è stata
venduta. Vabbè, allora non perdiamo tempo dove sono state vendute. Però se facciamo vedere quello che può anche veicolare. Che venduta, venduta, bisogna mettere il timo, pam, venduta, pam, venduta. Poi c'è un MT10 invece che è libera, questa qua che vedete, la Ciano, è una 2022 addirittura con 1541 km, praticamente è una moto nuovissima, c'è una ragione, è una moto aziendale che abbiamo ritirato da Yamaha assieme ad altre moto, quindi sono delle moto che hanno fatto qualche prova, qualche evento e poi dopo ce le danno, ed è una moto da 14.200 euro. Poi MT-09, che anche questa è stata venduta, ma dovremmo averne qualcuna dall'altra parte. Va bene. Poi abbiamo una XV950 del 2015, con su le borse laterali, moto perfetta, con su 22.800 km, e la proponiamo a un prezzo di 6.900 euro, gommata, tagliandata e garantita. Ah, ricordo che le Yamaha le garantiamo 24 mesi. Difatti stavo appunto dicendoti quello, ho visto 24 mesi, esatto. Il cartellino parla chiaro. Poi abbiamo una XSR 700 del 2021 con su 1.200 km e la proponiamo a 7.500 euro, sempre una moto aziendale. Poi abbiamo un pezzo ormai, secondo me, da collezione, qualcuno che vuole una moto perfetta da tenere anche in un'ottica di investimento, una Diavel Carbon Red del 2012 con 39.000 km e la proponiamo 10.400 euro, ha su un po' di accessori compreso i termignoni più tutte le parti originali. E poi una bellissima Scrambler Desert Sled ritirata da Max, che veramente ho conosciuto una persona squisita che lavora in Pirelli. Mi ha preso un Tenere Rally perché gli piace l'off-road, ma ha preso il Tenere perché questo è un off-road veramente, cioè non puoi farci un per modo di dire, dai. Esatto. Quindi col Tenere invece, siccome deve fare, vuol fare una di quelle experience che Yamaha propone durante il campionato italiano Motorelli, mi ha dato dentro questa Scrambler che è su 8.900 km e del 2018 gli abbiamo messo gomme nuove Pirelli, ovviamente, perché sennò mi sarebbe arrabbiato, e la proponiamo 8.900 euro più il passaggio di proprietà. Ok. Poi abbiamo un XSR 125 usata con su 2.693 km del 2021, 4.200 euro. Questa è la motoretta che tra l'altro mi avevi anche chiesto. Sì, perché se quel bigo del Bobby Junior riuscisse a fare la patente non sarebbe male. È un problema comune, perché anche il mio... Porca miseria, anche il mio, ragazzi, gli ho detto, la moto te l'ho già presa e lì informati per fare la patente, no? Lui ha fatto gli anni al primo di febbraio, secondo te... io non riesco a capire anche il mio. Devo farla io per lui, la patente. Che roba. Poi passiamo a un BMW 650... Ah, stavo inquadrando il Ventino, ma... Evidentemente. Il vento è un usato, anche quello che ho appena ritirato, non basta nulla. È un cinquantino Motard, comunque sarà intorno ai 3.500-3.600. Okay. Usato si fa per dire. Sì. Poi BMW, anche questa ormai è una moto particolare, cioè veramente un oggetto di culto, secondo me. 5.900 km del Rebora. È nuova, ragazzi. Questo è il Rebora, la teneva lì, non l'ha mai usata. Ha preso uno scooter che non usa nemmeno quello. E via. 2007, 4.400 euro. Poi un bellissimo TDM 850 del 98, 34.000 km, che proponiamo a 3.800 euro. Una moto anche lei che, se uno vuole veramente spendere poco e prendere una moto veramente eccezionale per fare di tutto, è ancora attualissima. Ma attualissima. Vero. Poi andiamo un altro 125 MT del 2019 con 9.500 km che proponiamo 4.400 euro. Comunque stavo guardando, guarda il 125 di fianco al 6,5. Ai miei tempi, tu hai molti anni meno di me, aver avuto un 125 che sembrava un 6,5. È vero, è vero. Sì, pazzesco, sì. Però c'è da dire una cosa, questo bisogna dire grazie a Yamaha, perché se tu vai a vedere un 125 della Honda, un CB o un 125, già anche il KTM Duke, sono più piccoli. Sono più piccoli, sì. Perché le fanno anche per il mercato orientale, quindi devono dare un colpo al cerchio e un colpo alla botte. Invece la Yamaha, la MT, la fanno solo per il mercato europeo,
quindi è grossa, è fatta, cavolo, è tagliata. Ma anche per... l'R105 è grossa. Grossa, sono, anche lei è fatta per qua, assolutamente, è una scelta. Poi abbiamo Kawasaki Z650, 3.980 km del 2019, 5.900 euro, sempre gomme nuove, tagliando e garanzia. MT09 2019, 25.000 km, viene 7.900 euro la colorazione Ice Fluo, per lei 24 mesi di garanzia essendo Yamaha. Un Triumph Speed Triple del 2017 con su degli scarichi SC Carbon, portatarga sportivo, chilometri 15.000, gomme nuove, moto garantita, la vendiamo a 10.400 euro. Devo ammettere che ha sempre il suo fascino. Sì, lo Speed assolutamente sì. Poi una CB650R del 2020, 16.990 km, 7.400 euro, una moto assolutamente, direi, intelligente, 4 cilindri, prestazioni che ci sono sempre, per poi andare su MT09 che dicevo prima che ne avevamo qualcuna, è un aziendale del 2022, 3.570 km, 10.200 euro, più il passaggio di proprietà, gomme comunque nuove e garanzia di residua, forse addirittura più di, cioè sono 3 anni, quindi vuol dire 2 anni rotti. Poi abbiamo questa che è appena arrivata, è una R1 anche lei che arriva da Yamaha, una 2021 credo che sia, perché 20 Paolo, 2020, qua, 8.900 km. Sì, 8.900 km, 16.800 euro più il passaggio di proprietà. Gomme nuove, taglia andata, controllata, una moto assolutamente perfette condizioni. Precisa, precisa. Sì, poi abbiamo di là un po' di moto che non vendono. Che non si vendono. Poi ho ritirato in condizioni perfette, impeccabili, originalissime. Cos'è che è quella lì? No, pensavo sia la Bulldog. No, è un FZ6 del 2005. Che bella che è! Rossa originale, col cupolino originale, col puntale originale, tutti optional che costavano un paio di dita. E che bella! Una moto che abbiamo fuori, abbiamo messo 3.700 euro, ha su solo 23.000 km, quindi voglio dire, insomma, un'occasione particolare, insomma, moto... Bella, bella, carina. Assolutamente. Poi c'è una CBR 650F del 2017, 4.871 km, e la vendiamo a 6.800 euro, me l'ha data dentro un tassista. Che portava in giro i clienti così, lui non aveva il taxi, ma proprio col CV. Che la moglie gliel'ha fatta cambiare, fa, prendi una moto più comoda, perché sennò... sennò vengi no, sennò mi e porti, lui non la voleva cambiare. Mi col taxi. Poi una Benelli TRK 502 del 2018 con 5.300 km che vendiamo a 4.900 euro. Una moto anche lei per iniziare assolutamente, che poi gli piace, insomma... emulare quello che è un GS in piccolo può essere un'ottima idea. Sì, qua un pochino si sono ispirati, leggermente, ma proprio uno zicchino, proprio poca leggermente, roba. Leggermente, va bene, però ci sta, dai, ma sì, dai. Poi abbiamo una Tracer 9 del 2021, modello standard, 11.200 più il passaggio di proprietà, la moto a 2.978 km, sempre aziendale, Yamaha Italia. Abbiamo ritirato, poi abbiamo una Tracer 7 del 2021 con 21.000 km che viene 7.600, anche questa è una moto, insomma, perfetta, perfette condizioni, 24 mesi di garanzia. Poi il Burman che ho ritirato da Luca, che è un ragazzo che se ne è dovuto liberare per il momento per vicissitudini amorose e poi ritornerà in sella una Yamaha, ha detto, però lui è sempre stato Yamaha, non si sa perché ha comprato questo, infatti gli ho detto, vedi, hai comprato questo, è finita, ti sei lasciato. Questo è un 400? Questo è un 400 del 2021, credo, 2022 secondo me è un errore, 5.298 km, 6.200 euro, ha su già il bauletto, è perfetto, dovrebbe essere, non so se è uno Z, però Bourbon 400, comunque sai che loro hanno delle sigle, però no, mezzo, non lo so, però bello. Mezzo è perfetto. Ci sta. E poi la K550 che ho ritirato da un personaggio.
Come personaggio, un amico di un amico che gioca a tennis con questa conoscenza in comune, che lui è partito da San Donà di Piave. Sì. Fa, no, vengo lì a prenderlo il T-Max, ha voluto un T-Max, ma ha portato il suo chimico 550, è un 2020 con 25.000 km, 6.900 euro, gomme nuove, taglio andato, insomma, perfette condizioni anche lui, comunque un personaggio. Sei scatenato, sei venuto da San Donà di Piave? La prossima volta che vengo te porto a fare la serata col Fabio. Va bene. Non penso di sopravvivere. No, anche no. Secondo me due. No. Poi abbiamo un X-Max 400 che ho ritirato io da un cliente molto particolare che stasera sarà incollatissimo alla televisione. Oggi registriamo e c'è Milan. No, lui è Napoli. Milan-Napoli, stavo dicendo. Esatto, lui ti fa Napoli, no? Oh, e quindi ha preso un T-Max che penso che abbia fatto il record a livello di accessori montati, sì, sul T-Max. Quanto gli hai messo di accessori? No, quanto ha voluto, sì, quanto gli ha voluto mettere lui. Facciamo conto che il T-Max è arrivato quasi a 21.000 euro. Stai scherzando? No, non scherzo. 21.000 euro? Sì, sì, assolutamente. Ha messo tutti gli accessori che si quando possono mettere. Quando glielo consigli, ce lo fai vedere? Io non so. Non è bellissimo, ha fatto un'opera d'arte. E mi ha detto questo X-Max 400, chiaramente usatissimo, perché lui ce l'aveva unico proprietario dal 2013, ha fatto 5.700 km. Si vede che è un po' marcio, sì, 5.000 km in 10 anni. 10 anni, sì. Pazzesco. E lo proponiamo a 4.900 euro, sempre garanzia 24 mesi, perfetto. Bello. E poi ultima. La colorazione più bella secondo me è l'XT. Certo, questa qua richiama l'XT500. Bellissimo. È un 2022, ma secondo me è un errore. Per me hanno sbagliato tanti mettere 2022 che sono 21. Comunque aziendale Yamaha, 1179 km, 7000. È vero, ma siamo nel 2023? Sì. Ragazzi, sono fuso. Sì. Ero convinto che eravamo nel 2022, ma quindi pensavo... Non ti canti. No, sono 2022 allora. Basta che non fai un altro figlio, che ogni anno tu ne sforni uno, basta. Povera donna. 2022, 1179 km, 7900 euro, più il passaggio di proprietà, è la XSR 700 X Tribute. Bellissima. Bellissima, vi faccio rivedere, prima che Paolo ci parli delle offerte. Il busterino. Anche, vi faccio rivedere il busterino che è in vendita, abbiamo deciso adesso di metterlo in vendita. Purtroppo sono qua io, ho già pagato, per cui è mio. Beh, ma non hai mai fatto vedere anche due pezzettini che abbiamo là dietro? Forse una volta sì. Che ce l'ha. Vabbè, abbiamo tenuto un EC03. Che è quello che usavamo nel paddock a Mediaset quando ero... Io poi ho deciso di tenerlo perché se riuscirò magari fra 30, 40, 50 anni a avere una barca, quello lì lo volevo mettere su. Ecco, però quello lì lo dite che come elettrico mi piaceva da pazzi. Quello lì. Perché ha senso, no? Anche per la città, io sai come la penso, però quello lì, la Twizy, queste robe hanno senso. Mi piace, ha più senso, assolutamente. Ci divertiamo tanto. E quell'altro poi di fianco c'è il vino. Il vino, non potevi non averlo. Non potevi non averlo, Paolo Vino. Sì, sì. Allora Paolo, offerte, ma anche su nuovo, formule di acquisto, cose del genere? Allora, volevo ricordare... Mettiti lì che su questo muro bianco non mi piace. Sugli usati che hanno meno di 6 mesi, quindi si parla di quegli aziendali che vi ho detto, 2022, o comunque anche alcune altre moto che abbiamo... Si può fare lo stesso la formula Easy Go che si fa sul nuovo, ovvero poco acconto, anche zero, rata bassa e riscatto da definire. Esatto, con una scadenza con cui si può insomma prendere una decisione tra il cambiare, tenere o addirittura rendere. Magari uno decide di andare a vivere in Brasile, dice Paolo, tieni, ti ridò la moto, ti saluto, ciao. Quindi con la formula si può fare anche sull'usato recente. Invece sugli usati normali abbiamo delle formule di finanziamento tradizionali con dei tassi assolutamente agevolati. Ricordo che su Yamaha usato abbiamo 24 mesi di garanzia. Sull'usato invece di altre marche abbiamo un anno di garanzia e su tutte il servizio di assistenza stradale incluso. Bello, bello. Assolutamente. Ok. Ho visto compagno tuo padre che si è buttato in quella zona là perché è sparito. E sarà chiuso in un bauletto. Esatto, anche secondo me si è imboscato come fa di solito. Paolo, ci vediamo alla prossima, fammi provare qualche moto, dai. Sì, facciamo la 3 Ser 9 GT. Dai, va bene, ci vediamo prossimamente. Assolutamente.
Chissà se abbiamo collegato i microfoni, vabbè, quello è un dettaglio. Alla peggio è un video muto di 25 minuti. Va bene così, no? Ciao Paolino. Ciao, ciao Franco, ciao a tutti. Ciao.